Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferio, se preferite Meloki, e sì, questo è Nier Replicant. Ho deciso di fare un cambio di programma a quello che pensavo sarebbe stata la pianificazione iniziale di questa serie. Purtroppo non posso mettere pausa in questo filmato. Come vedete, qui abbiamo l'inizio della nuova run che abbiamo terminato in live insieme e si comincia direttamente col momento di spietrificazione di Kaine, quindi tutta la parte di Nier giovane non si gioca più. Ho deciso di fare questa serie, continuarla su YouTube in maniera tale che io possa anche tagliare, diciamo, i tempi morti, visto che fondamentalmente si tratta di ripetere la seconda parte del gioco. Ci sono delle differenze, però, che ovviamente vi mostrerò. Una di queste è appunto la presenza dei ricordi dei personaggi, che sono il background fondamentalmente di Kaine ed Emil principalmente, oltre al fatto che ci sono dei filmati extra ed è possibile comprendere la lingua delle ombre, quindi si capisce anche il punto di vista dei cattivoni. In realtà noi a questo momento non siamo nella Route B. Questo salvataggio è già alla terza run, per cui noi vedremo già tutto, perché in realtà fra la seconda e la terza run ci sono delle cose in più, cioè la terza run ha effettivamente delle cose in più, oltre a delle differenze. Le differenze principali sono ovviamente il finale, perché la seconda volta che finisci il gioco hai un finale specifico, la terza volta è diverso, cioè cambia, va avanti la storia, quindi c'è il finale che è diverso. E poi c'è solo una quest che effettivamente è diversa, proprio un finale specifico diverso. E queste due differenze ve le farò vedere off screen, cioè metterò il filmato e ve le farò vedere. Ringrazio tra l'altro Brian Fare che mi ha fornito già le clip apposite, già tagliate e pronte. Quindi quando sarà il momento vi mostrerò le cose uniche della Route B. Ma in realtà adesso noi siamo nella C/D, perché in realtà la differenza fra C e D è solo una scelta che fa alla fine, ma di base la run è identica. E quindi noi vedremo già tutto. Sarà già tutto completo. Diciamo, vi faccio saltare una run, fondamentalmente vi faccio vedere solo le cose diverse. Mi dispiace che non ci sia la facecam, però sto registrando un orario in cui c'è una temperatura proibitiva, per cui non me la sentivo di tenere il green screen sollevato alle spalle, le luci in faccia, quindi sarei morta. Vi chiedo scusa. Cercherò nei prossimi video invece di farvi vedere la mia faccia di culo, quindi non vi preoccupate. E continuiamo. Scaviamo nei ricordi di Kaine. Purtroppo questa parte, mi dispiace molto, non è doppiata, per cui dovrete accontentarvi della mia lettura mediocre, della mia voce di merda. Accettatelo, altrimenti mi dispiace. Saltate avanti. Però non conviene, perché è molto lunga questa parte, però è molto importante per capire il personaggio di Kaine. Quindi abbiate pietà di me, del mio modo di leggere. Peccato, peccato che non è doppiato. Il rumore della pioggia pervadeva il villaggio. Era amplificato dalle ripide scogliere circostanti, che rendevano scrosciante come un nubifragio anche la più lieve pioggerella. Dalle capanne si levavano volute di fumo, mentre gli abitanti del villaggio attendevano la fine del temporale, rintanati nelle loro case. Solo una piccola figura ebbe il coraggio di sfidare il nubifragio e camminava lentamente verso la banderuola lignea a forma di falco che svettava al centro della città. Una volta raggiunta la banderuola, fissa in quel luogo da tempo immemorabile, si fermò a fissarla. Non è esattamente una localizzazione perfetta, c'è cioè un po' qualche ripetizione, però vabbè. Il viso della giovane figura era al contempo delicato e fiero, come una tazzina sopravvissuta a un naufragio. Quei tratti, combinati con una pelle diafana, rendevano il suo viso quasi androgeno. Se il becco punta a est, torna a casa. Se rimane puntato a ovest, allora. Esitò. I capelli grondavano di pioggia e l'acqua si riversava ai suoi piedi. Ti prego, dai, ti prego. Il vento sferzò la banderuola, che iniziò a muoversi. Ruotando velocemente su se stessa, si arrestò con il becco puntato saldamente verso est. Est? Davvero? Prima che la banderuola potesse girare ancora, una roccia aguzza sferzò l'aria roteando e colpì quella testolina fradicia.
cadde a terra a causa della forza del colpo, mentre una pioggia di rocce iniziò a cadere tutto intorno. «Oh no, mi hanno trovata!» Un sorriso straziante le solcò il viso, mentre le pietre continuavano a cadere. Un rumore di passi si aggiunse a quello della pioggia e una voce urlò. «Ehi, cane!» La voce apparteneva a Dimo, il bullo peggiore del nido. Mentre cane si alzava a fatica, un'ultima pietra schizzò nel fango colpendole il piede. Il sangue colava da un taglio sopra l'occhio e la sua vista era annebbiata, ma riuscì a distinguere le sagome di Dimo e della sua banda di canaglie. Per un attimo il ragazzo sembrò sorpreso dall'indifferenza di Kenè verso le sue ferite, ma recuperò presto la spavalderia. «Che cosa c'è, mostro? Ti piace la pioggia? Ti piace bagnarti fino al midollo, eh? O hai finalmente deciso di scappare di casa?» Pur sapendo che era un tentativo inutile, Kenè cercò di andarsene, ma prima che potesse muovere più di qualche passo, gli altri bambini la circondarono, gli sguardi ardenti di crudeltà. Kenè sapeva che anche i genitori dei bulli la fissavano dal caldo delle loro case. C'era abituata, perché succedeva di continuo. E se alcuni abitanti del villaggio facevano finta di non vedere le azioni dei propri figli, altri le incoraggiavano apertamente. In una società governata da superstizione e paura, Kenè era una creatura da odiare ed eliminare. «Ho forse detto che potevi andartene, mostro?» Ogni parola di Dimo era una pugnalata al cuore. «Non puoi ferirmi», mentì a se stessa. «Sono forte, sono coraggiosa, non può ferirmi, non può ferirmi, non può... Guardate, il mostriciattolo sta per scoppiare in lacrime!» «Cosa c'è? Sei triste perché tutti ti odiano e vogliono che tu muoia?» Kenè pregò che l'acqua la trascinasse via da un mondo in cui sembrava non esserci posto per lei, mio Dio. Ma se gli dèi erano in ascolto, decisero di ignorarla. Mentre Dino si avvicinava, le nuvole iniziarono a diradarsi e la pioggia si fece più sottile. «Anche il tempo mi odia. Sono inutile. Un fallimento. Vorrei che la roccia lanciata da Dimo mi avesse staccato la testa». Kenè non riusciva a guardare Dimo negli occhi e fissò lo sguardo sul terreno fangoso ai suoi piedi. Il bulo si avvicinò così tanto che lei riusciva a sentire l'olezzo di carne vecchia del suo alito. Il ragazzo afferrò il viso di Kenè con le sue dita grassocce, costringendola a guardarlo. La giovane cercò di divincolarsi, ma Dimo le conficcò un pollice nella palpebra, prendogliela a forza. «Fammi vedere». «No». «Hai detto di no?» Dimo le sorrise malignamente. «Non osare dirmi di no. Nessuno mi dice di no». E senza distogliere l'attenzione da Kenè, gridò alla sua banda. «Diamo al mostro quello che si merita, ragazzi». Appena Dimo finì di parlare, i suoi compagni si avventarono su Kenè con calci e pugni. Mentre Kenè si rannicchiava in posizione fetale per proteggersi dall'attacco, Dimo osservava la scena sorridendo. «Non ti capisco, mostro, perché ti comporti come una femminuccia, eh? Lo sanno tutti cosa sei!» Kenè lo ignorò, continuando a fissare la banderuola. Era sempre puntata verso est, come se fosse certa della decisione che aveva preso per lei. Andare a casa? Scelta curiosa per qualcuno senza genitori o una casa a cui tornare. «Mostro!» urlavano i bambini. «Mostro! Mostro! Mostro!» Kenè chiuse gli occhi ascoltando la pioggia e preparandosi al dolore. E mentre il gruppo le era addosso, si concentrò sul rumore della pioggia affinché le riempisse la mente. La pioggia cadeva, ma il dolore non arrivò. Solo quando le risate dei bulli si trasformarono in urla di terrore, Kenè ebbe il coraggio di aprire un occhio pesto. Kenè rimase sconvolta quando vide Dimo che urlava di dolore disteso nel fango, coprendosi con una mano il viso grondante di sangue. «Oddio, sta piangendo per davvero!» Senza il loro capo, i bambini iniziarono a guardarsi, aspettando che qualcuno prendesse il comando. Quando nessuno si fece avanti, incominciarono ad allontanarsi lentamente da Kenè. Ma la loro attenzione non era più sulla bambina, bensì sulla donna anziana in piedi a pochi passi dal gruppo. Dopo aver preso fiato a fatica, la donna parlò con una voce carica di rabbia. «Fa male cane, vero? Vi suggerirei di sloggiare prima che ne tiri un'altra. E se uno di voi stronzetti tocca la mia Kenè un'altra volta, potete star certi che farò molto peggio che lanciare pietre». L'anziana si chinò a toccare delicatamente la mano che copriva la faccia di Dimo. Prima che il ragazzino potesse protestare, conficcò la mano nella ferita, premendo con forza. «Aia!» urlò il bullo saltando in piedi. «Smettila, cosa stai facendo?» «Non piagnucolare, nessuno è mai morto per un taglietto. Mi hai colpito con una roccia enorme, vecchiaccia maledetta, avresti potuto uccidermi!» L'anziana si limitò a scrollare le spalle. «La morte è la cura migliore per la stupidità!» Il volto di Dimo si accese di rabbia. Iniziò a indietreggiare fissando Kenè e sputando nel fango gridò. «Andatevene dal villaggio, nessuno vi vuole qui!» Vedendo che l'anziana si chinava per raccogliere un'altra pietra, Dimo e la sua banda scapparono impauriti. Mentre correvano via, l'anziana donna rise con le mani strette sui fianchi. «Ah, guarda come scappa il grassone! Con tutta quella ciccia non pensavo potesse correre così veloce!» Ma alla vista di Kenè, il suo viso si corrugò di nuovo. Piegatasi a terra, si torse lo scialle per posarlo intorno alle spalle della ragazza. Poi, trovato un fazzoletto nelle tasche del vestito, iniziò a pulire il sangue della fronte. «Oh, Kenè, perché non ti sei difesa? Sei molto più forte di tutti loro», disse.
Kanae fu estremamente amareggiata dalle parole di sua nonna. «Non fare la gentile, non me lo merito. Niente, niente ha più importanza». E le lacrime trattenute troppo a lungo cominciarono infine a scorrere lungo le guance. «Tutti mi odiano, pensano che sia colpa mia se accade qualcosa di male. Dicono che sono un mostro, vorrei essere morta». Mentre singhiozzava, sua nonna le posò le mani sulle spalle. Nonostante l'età e la bassa statura, era una donna dotata di una forza straordinaria e Kanae non riuscì a divincolarsi. «Non dire così, Kanae. Quello che scorre tra il nostro mondo e l'aldilà è un fiume ampio e profondo che non ha pietà per chi prova ad attraversarlo. Devi combattere fino alla fine. Capito?» L'anziana serò ancora di più la presa e cercò di controllare il tremito nella sua voce. «Tu sai cosa si prova a perdere qualcuno che si ama, Kanae. Lo sai perché sei sopravvissuta». Nel sentire queste parole, Kanae si ricordò perché amava così tanto sua nonna. Da piccola non sapeva neanche della sua esistenza, ma quando i suoi genitori erano morti, quella donna l'aveva accolta e cresciuta come una figlia. Nonnina, come la chiamava Kanae, era furba, sboccata e pronta all'ira, cose che avevano resi difficili i primi anni insieme. Ma, anno dopo anno, Kanae e sua nonna si erano avvicinate. Ma solo in quel momento, seduta nel fango e lacrime coperta di sangue, Kanae capì quanto l'amasse. Davanti a lei c'era una donna che aveva sofferto e guardato la morte in faccia, ma si era fatta forza ed era sopravvissuta. Se qualcuno poteva comprendere il dolore e la solitudine di Kanae, era lei. «Nonnina, sei disgustata da me?» «Certo che no, non fare la scema!» Kanae si strinse tremante nello scialle armato di sua nonna. «Ma il mio corpo non è normale. Se fossi normale, mamma e papà non sarebbero...» «Zitta!» le interruppe la nonna. «Non voglio più sentirti parlare così. Sei mia nipote e ti voglio bene. Se la gente ha qualche problema, può anche andarsene al diavolo». Detto questo, posò sui capelli di Kanae una corona di fiori secchi. Solo chi possedeva grande maestria poteva piegare i fiori senza rompere gli steli o perdere anche solo un petalo. La bellezza della coroncina fece salire nuovamente le lacrime agli occhi di Kanae. «Oddio, sono lacrime lunari! Nonnina, l'hai fatta per me!» Le lacrime lunari erano fiori leggendari, la maggior parte delle persone viveva la sua vita senza mai vederne uno. Sua nonna, invece, era riuscita a raccoglierne più di una dozzina. Kanae sollevò la mano per toccare la corona, come se non credesse alla sua esistenza. «Ma dove li hai trovati?» «Li ho scoperti per caso mentre facevo compere». L'anziana donna lo disse in tono così evasivo che Kanae sospettò che la ricerca fosse stata più difficile di quello che voleva farle credere. Kanae fu ancora una volta commossa dalla fatica che sua nonna aveva fatto per cercare i fiori e creare la coroncina. Con un gesto lieve si aggiustò la corona sulla testa, assaggiandone la consistenza tra le dita. «Non è perfetta, purtroppo», disse la nonna osservandola. «Le mie mani sono troppo vecchie per fare un lavoro così delicato, ma sicuramente dona una bella ragazza come te. Io mi sto commuovendo, comunque, anche se l'avevo già letta». Kanae distolse lo sguardo imbarazzata. «Pensi davvero che io sia bella?» «Certamente, che domanda stupida!» «Grazie, nonnina!» Sua nonna sorrise. «Andrà tutto bene, finché saremo insieme ce la caveremo!» Kanae prese sua nonna per mano e insieme iniziarono a rialzarsi a fatica. Mentre si mettevano in cammino verso casa, Kanae strinse la sua mano più che poteva, come se cercasse di impedire al fumo di disperdersi nell'aria. Aveva smesso di piovere. Kanae si fermò sotto la banderuola rotante senza badare alla direzione in cui avrebbe puntato. «Non devo più scappare, ora ho una casa. Nonnina mi ama e va bene così, anche se siamo noi sole contro il mondo». Kanae spostò lo sguardo alla banderuola al cielo nuvoloso. La traccia di un arcobaleno stava pian piano scomparendo. Mentre si girava per tornare a casa, la luce si sparpagliò in un milione di particelle, svanendo come spazzata via dalla brezza. «Oh mio Dio, il magone!» Bene, comunque siamo a un quarto d'ora, ma ancora c'è un botto di roba, quindi tipo sto video sarà solo io che leggo. «Ho mal di gola, ho letteralmente mal di gola per il magone». In lontananza Kanae sentì il ritocco regolare di un'ascia sul legno. Il rumore era così preciso che sembrava prodotto da un taglialegna esperto. Tuttavia il legname ricavato era lontano dall'essere preciso, infatti i pezzi di uniforme dimensione venivano scagliati per un arido cortile. Se qualcuno avesse provato a accatastare quei pezzi di legno, sarebbe sicuramente esploso per la frustrazione. «Stupida ascia del cazzo!» La nonna di Kanae si dimenava con l'ascia in mano, riempendo l'aria di schegge di legno e parole che avrebbero fatto arrossire anche un marinaio incallito. «Nonnina!» urlò Kanae. «Sei tu, Kanae?» urlò di rimando l'anziana, distogliendo gli occhi dal suo lavoro. «Non avvicinarti troppo, potrei mozzarti un piede per sbaglio!» Detto questo, abbatté l'ascia su un pezzo di legno, provocando un'esplosione di schegge. Quando una sfrecciò sibilando accanto all'orecchio di Kanae, la ragazza decise di impietreggiare. Portatasi a distanza di sicurezza, si mise a urlare con tutto il fiato che possedeva. «Nonnina! Hai bisogno d'aiuto!
Posso portarti dell'acqua, il pranzo? Una nuova ascia, forse? L'ascia, pronta a scendere di nuovo, si fermò a mezz'aria. L'anziana donna considerò per un momento l'offerta di suo nipote, poi sorrise. Visto che sto facendo un pessimo lavoro, perché non continui tu e io vado a prendere l'acqua? Le ombre sono irrequiete ultimamente, non voglio che tu ti imbatte in una di quelle bastarde. Consegnandole l'ascia, sua nonna raccolse un lungo bastone con due secchi di legno sull'estremità. All'estremità. Attingere l'acqua era sicuramente il lavoro più difficile tra i due, ma Kané sapeva che era inutile lamentarsi. Quando nonnina prendeva una decisione, non cambiava idea. Kané aiutava il più possibile con le faccende domestiche, ma sua nonna si accollava a tutte quelle che richiedevano una visita al villaggio. Anche se accampava sempre una scusa diversa, Kané sapeva che lo faceva perché lei non fosse tormentata dagli abitanti del villaggio. Quando Kané si era trasferita da sua nonna, erano andate a abitare lontano dal nido. Nonnina aveva capito che quando Kené non si faceva vedere dagli abitanti del villaggio, loro si dimenticavano di lei ed era raro che qualcuno si avventurasse nella terra rocciosa in cui abitavano. A Kené piaceva stare sola, ma si sentiva in colpa perché aveva costretto nonnina a passare i suoi ultimi anni in quel luogo. Una volta che la nonna intraprese la discesa al villaggio, Kené si concentrò sul suo lavoro. Non aveva mai spaccato la legna e presto scoprì perché sua nonna odiasse farlo. Benché continuasse a colpirlo con l'ascia, il legno era solo leggermente scalfito e a un certo punto l'attrezzo si conficcò nel ceppo così profondamente da incastrarsi. Frustrata, Kené scagliò l'ascia e ceppo in fondo al cortile. «Cazzo! Cazzo! Merda!» In quel momento Kené capì perché sua nonna piacesse così tanto imprecare. Rallegrata, la ragazza raccolse l'ascia togliendola dal ceppo e riprese a spaccare la legna. Era brava con le lame, ma il lavoro era pesante e le sue mani si riempirono presto di vesciche. «Perché è così difficile? I ciocchi hanno tutte forme diverse!» Sputandosi sui palmi, ignorando il dolore, Kené mise ancora più forza nei suoi colpi. Proprio quando iniziava a prendere il ritmo, la nonnina tornò dal villaggio. Appoggiando i secchi con fatica, si mise a ridere notando il lavoro fatto da Kené. «Ragazzina, sei proprio imbranata! Devi esercitarti se vuoi!» All'improvviso l'anziana donna crollò in ginocchio, facendo inclinare pericolosamente un secchio. Spaventata, Kené lasciò cadere l'ascia e corse da sua nonna. «Nonnina!» L'anziana scosse la testa e puntò il secchio con un dito tremante. «Prendi il secchio, l'acqua non può rovesciarsi». Kané raddrizzò il secchio con il piede mentre si inginocchiava accanto a sua nonna. Un po' d'acqua le si rovesciò sul vestito, ma la ragazza non se ne curò. «Nonnina, nonnina, che cos'hai?» Sconvolta dal panico, Kané afferrò le spalle di sua nonna scuotendola, ma la donna alzò le braccia e se la tolse di dosso. «Smettila, smettila subito!» esclamò ansimando. «Non sto morendo, il viaggio mi ha stancata!» Kané voleva davvero crederle, ma le mani tremanti e il volto cinereo dell'anziana donna raccontavano un'altra storia. Sua nonna aveva vissuto una vita lunga e difficile e ora ne stava pagando il prezzo. Presto non sarebbe stata più lei a prendersi cura di Kané, ma il contrario. La mattina successiva Kané si avvicinò al letto della nonna e strinse la sua mano rugosa. «Nonnina, sei malata e hai bisogno di medicine, vado al villaggio». L'anziana donna cercò di alzarsi scuotendo la testa, ma Kané la fece sdraiare di nuovo. «Va tutto bene», disse, «non avrò problemi». Sua nonna la fissò con uno sguardo tagliente. Dopo quella che sembrò un'eternità, la donna abbassò gli occhi con un sospiro. «Non mi piace per niente, cazzo, ma suppongo sia il momento di smetterla di essere testarda e lasciarti crescere». L'anziana donna osservò Kané indossare gli stivali e sparire lungo la strada per il villaggio. Ore dopo, mentre un sole nascosto attraversava il cielo scuro e piovoso, la donna non aveva ancora distolto lo sguardo. Kané camminava velocemente, controllando ossessivamente di avere ancora in tasca i soldi che le aveva dato sua nonna. Ogni rumore la faceva sobbalzare e controllare di non essere seguita da un'ombra, o peggio, da Dimo e la sua banda. Ma Kané non incontrò né bulli né ombre e arrivò al villaggio sana e salva. I pochi adulti che incrociava la guardavano storto sussurrando tra di loro prima di sgattaiolare via scomparendo nell'oscurità. Con il cuore in gola, Kané fece dei respiri profondi cercando di calmarsi. «Devo dimostrare quanto valgo, devo aiutare la mia nonnina, devo essere forte». Kané iniziò a camminare ripetendo queste parole come un mantra. All'improvviso vide una donna grassoccia agitare rabbiosamente le braccia in aria e proclamare a chiunque l'ascoltasse la sua pessima opinione sulla presenza della ragazza nel villaggio. Così Kané, con finta spavalderia, urlò «Signora, sa dirmi dov'è lo speziale?» Le guance cascanti della donna tremarono per la rabbia. «Come osa questa cosa rivolgersi a me?» sembravano dire. Ma Kané vide che i suoi occhi erano pieni di paura. «Siamo in due a essere spaventate, signora, mi creda». «Dov'è?» la incalzò Kené. La donna indicò un edificio basso alla sua destra prima di raccogliere le sottane e precipitarsi nella direzione opposta. Kené rabbrividì mentre aspettava che la prima pietra lanciata alla folla la colpisse, ma non accadde nulla. Mentre camminava verso lo speziale si trovò pervasa da un senso di orgoglio. Ma questo nuovo sentimento non dura a lungo perché non appena aperto il portone della bottega riconobbe il cliente al bancone.
era Dimo sicuramente mandato a prendere medicinali per conto della sua famiglia, dato che la sua banda di puli non era in vista. Oh no, balbettò, voglio dire, cosa ci fai qui, mostro? Ah no, è lui. Oh no, balbettò. Ok. L'insulto mancava della consueta forza e Kenai lo ignorò bellamente, alzandosi sulle punte per vedere al di là del bancone, chiese delle medicine allo speziale. Ah, urlò Dimo, la vecchiazza ci ha finalmente lasciato le penne? Vai al diavolo, Dimo! Il ragazzo sgranò così tanto gli occhi che sembrò sul punto di esplodere, ma prima che potesse replicare o peggio alzare le mani, lo speziale disse loro di smetterlo e li avrebbe buttati fuori dalla bottega. Dimo strisciò fuori dalla porta maledicendo Kenai sottovoce. Una volta uscito, la ragazza tornò a respirare, mettendosi a esplorare la bottega mentre lo speziale preparava le medicine. Lo spazio angusto era stipato di bottigliette, ognuna con un'etichetta scritta in un linguaggio indecifrabile. Centinaia di odori si mescolavano nell'aria, creando un aroma esotico e in qualche modo piacevole. Vedendo così tanti prodotti diversi, Kenai fu invasa da un senso di pace. Sicuramente in un mondo così vasto ci sarebbe stato un luogo in cui si sarebbe sentita a casa. Sulla parete in fondo, dietro al bancone, era appeso il ritratto di una bambina bellissima. Il tempo non era stato generoso e i colori brillanti e vivaci con cui il disegno era stato eseguito stavano sbiadendo. La maestria del ritratto, tuttavia, rimaneva immutata. «Ti piace quel ritratto?» Kenai si voltò verso lo speziale che la osservava con un flacone in mano. I suoi occhi erano gentili ma tristi e lo sguardo spento sembrava fissare il vuoto mentre parlava. «È mia figlia. Ho disegnato il suo ritratto quando era solo una bambina. Non c'è più da molto tempo ormai». Kenai non sapeva come rispondere e continuò a fissare il ritratto cercando le parole più adatte. «I ritratti sono meravigliosi», continuò lo speziale. «Permettono alle persone che ami di vivere per sempre». L'uomo scosse la testa e, sorridendo, spostò lo sguardo su Kenai. Dopo averle dato la medicina, frugò nel suo grande grembiule e tirò fuori una manciata ai vecchi pastelli a cera. Io ho già il magone di nuovo perché so cosa succede dopo. Potete capirlo anche voi. «Ah, tieni, te li regalo. Non c'è più nessuno che voglio disegnare». Kenai istintivamente indietreggiò e il viso dello speziale si rabbuiò. «Sì, ho sentito quello che la gente dice su di te», disse, «quando un piccolo villaggio le voci si diffondono in fretta. Detto tra noi, non so bene a cosa credere, ma penso che siano tutte bagianate. Conosco tua nonna Kali e il mondo in cui è stata cacciata al villaggio è riprovevole». «Il nome di nonnina è Kali», pensò sconvolta Kenai. Stava ancora riflettendo su questa nuova informazione mentre allungava la mano per prendere delicatamente i pastelli a cera che lo speziale le stava ancora porgendo. «Tua nonna è una vecchia amica e le devo molto», disse mentre Kenai si allontanava di nuovo. «Penso che le piacerebbe se le facessi un ritratto. Sì, sono sicuro che ne sarebbe felicissima». Kenai concordò sottovoce, ma dentro di lei tutto era in tumulto. Nessun abitante del villaggio l'aveva mai trattata con gentilezza. Era riuscita a fare un passo avanti, un passo minuscolo, ma poco importava. Forse un giorno, dopo tanti altri piccoli passi, sarebbe riuscita a scoprire il resto del mondo. Quando Kenai tornò a casa, sua nonna stava dormendo. I suoi piedi erano neri, in qualche punto sanguinanti. La ragazza capì che la donna aveva passeggiato su e giù per la stanza fino allo sfinimento. Appoggiò la medicina vicino al cuscino, ma prima che potesse allontanarsi, la donna le afferrò il braccio. «Sei già tornata?» le domandò sbadigliando. «Vieni qui, fatti vedere». Nonnina si mise seduta e esaminò Kenai dalla testa ai piedi. Solo quando fu certa che non le fosse successo niente di orribile, riuscì a rilassarsi. «Dimmi com'è andata? Quei bastardi ti hanno dato problemi?» «È stato quasi divertente», disse Kenai sorridendo. «No, davvero, sono seria». «Divertente, eh?» disse sua nonna in tono diffidente. «Esatto! Quindi quando dovrai sbrigare qualche commissione al villaggio, manda me». Mentre parlava, Kenai estrasse i pastelli dalla tasca. Dopo aver spiegato a sua nonna da dove provenissero, annunciò che le avrebbe fatto un ritratto. «Un mio ritratto? Che cosa ridicola, nessuno vuole vedere il disegno di una vecchia strega». «Ma nonnina, così vivrai per sempre». «Stronzate», disse sua nonna lanciando a terra le coperte. «Solo il pensiero di vivere per sempre mi fa incazzare. Metti via quei pastelli e aiutami a cucinare la cena». Ma Kenai non si arrese. Alla fine, nonnina si trovò appoggiata contro una parete della casa a posare per la grande artista. Kenai raggruppò i pastelli, osservò il suo soggetto e iniziò a disegnare. Proprio mentre sua nonna stava per addormentarsi di nuovo, Kenai finì l'opera. Dopo averla fissata per qualche minuto, la lasciò cadere sul pavimento. «È una schifezza, non ti assomiglia per niente». «Mi dispiace, nonnina, pensavo che i pastelli mi avrebbero aiutata a disegnare». L'anziana donna si accigliò per il rammarico della nipote. «Lascia che sia io a giudicare», le disse, piegandosi a raccogliere il foglio nonostante il mal di schiena. «Il disegno avrebbe potuto essere il viso di una persona. Avrebbe potuto anche essere una roccia, un blocco di argilla o addirittura una pagnotta informe. Il tutto corredato da una serie imprecisata di colori». L'anziana donna fissò il ritratto a lungo e infine scoppiò in una fragorosa risata.
Oh, che ne! Esclamò a fatica. Siamo proprio parenti. Sono felice che tu sia imbranata tanto quanto me. Ma... zitta, non lamentarti più di quanto sia brutto. L'hai fatto con il cuore del dono più prezioso che io abbia mai ricevuto. Fedele alla sua parola, la nonna appese il ritratto in bella vista sopra il tavolo della cucina. Nei giorni seguenti, Kenè vide sua nonna fissare il disegno con un sorriso strano in volto e lo ritenne un segno di scherno. Dopo una settimana, non sopportando più l'imbarazzo, Kenè chiese a sua nonna di togliere il ritratto. «Zitta!» le rispose l'anziana donna. «Lo potrei staccare solo quando sarò morta!» Meditò per qualche minuto e poi si inginocchiò accanto a Kenè. «Ascoltami, vedere quel ritratto mi rende felice come mai prima d'ora e mi fa tirare avanti perché un giorno anche tu possa provare questa felicità. Quel ricordo non sbiadì mai nella memoria di Kenè, che sempre avrebbe avuto in mente l'armonia perfetta tra orgoglio, amore e gioia di quel momento. Giurò che si sarebbe ricordata per sempre della donna che aveva creato per lei un posto nel mondo. Il tempo passa, persone e ricordi si accumulano e poi sbiadiscono come colori su una vecchia tela. Ma questo momento sarà diverso, giurò Kenè, perché me lo ricorderò per sempre. Per sempre. Io non ce la faccio più. Cioè, io piango. Ma meno male che non ho messo la facecam. Beh, questo video sarà praticamente soltanto me che leggo. Il gameplay sarà nel prossimo, ve lo anticipo. Tutto quello che Kenè sentiva mentre fissava la massa nera nel suo piatto era il crepitio della legna nel camino. Da 10 minuti ormai spostava quella massa da una parte all'altra del disco di legno, ignorando lo sguardo perplesso di sua nonna. Quando alla fine riuscì a raccogliere abbastanza coraggio per annusarla, un odore pungente amaro la fece rabbrividire dal disgusto. «Nonnina, non posso credere che tu mi faccia mangiare un insetto!» L'anziana donna gettò dell'altra legna sotto il pentolone sbuffando. «Non è un insetto, sciocca, è una bacca!» «Per quale motivo ti farei mangiare degli insetti?» «Sì, beh, comunque assomiglia a un insetto, e penso tu l'abbia fatta bruciare perché ha un odore terribile!» Detto questo, Kenè si tappò il naso e mangiò la bacca cercando di non masticare troppo. «Come dicevo, fa proprio schifo!» «Sei una peste!» rise sua nonna. «Guarda come sei impertinente, hai sicuramente passato troppo tempo con me!» Erano passati 5 anni da quando sua nonna l'aveva salvata dai bulli. Come succede sempre quando due persone sono testarde, il loro rapporto era stato inizialmente conflittuale e aveva fatto fatica a crescere. Ma i pasti che all'inizio erano pieni di tensione, ora riecheggiavano di risate prese in giro. Kenè non ricordava un momento in cui fosse stata più felice. Con il passare degli anni, Kenè si era accollata sempre più responsabilità. Ogni giorno che passava, sua nonna diventava più debole e non riusciva più a compiere molte delle normali faccende domestiche. Così, quella mattina, Kenè si stava lacciando gli stivali da lavoro dopo aver mangiato per colazione una disgustosa bacca bruciata. «Dove vai oggi?» chiese all'improvviso sua nonna. Kenè fu sorpresa perché nonnina raramente le chiedeva informazioni sui suoi spostamenti. «Volevo andare a controllare se i frutti dei kelma fossero maturi. Pensavo di farci un po' di marmellata. Oh, e avrò bisogno della carriola per trasportare le lastre di pietra, minghia!» «Lastre? Per fare cosa?» Kenè fissò sua nonna, poi indicò la casa con un gesto della mano. Costruita per la maggior parte con tessuto, corda e pietrisco, la baracca era afflosciata come un lottatore all'ultimo round. «Nonnina, anche un gatto morente avrebbe la forza per buttare giù questa casa. Voglio costruire un muro di pietra per protezione.» L'anziana donna rise, mostrando il suo ghigno sdentato. «Se una banda di ladri vuole svaligiare questa baracca, facciano pure. Non abbiamo niente che valga la pena rubare.» «Non sono preoccupata per i ladri, sono preoccupata per le ombre. Ieri una è stata avvistata a ovest del villaggio.» L'anziana donna osservò sua nipote. «Beh, merda. Ma non so perché devi pensarci oggi. Possiamo preoccuparcene un altro...» «Nonnina, no. Comunque, se non vado a raccogliere la frutta stasera non avremo nulla da mangiare, lo sai.» Un'espressione confusa si dipinse sul volto della donna e per un secondo sembrò una bambina smarrita. «Sì», disse dopo qualche istante. «Sì, hai ragione. Mi dispiace, Kenè. Ultimamente sono...» Invece di finire il pensiero, la donna si avvicinò al comunino e dal cassetto prese con delicatezza le lacrime lunari. Con gli anni i petali dei fiori erano diventati di bianco brillante e Kenè pensò che fossero molto più belli ora. «Presto sarà una donna», disse nonnina mettendo le fiori fra i capelli. «Quindi meno chiacchiere sulle ombre, sul costruire muri difensivi e più discorsi su quanto sei diventata bella.» Io mi sento male, vabbè. Seccata, Kenè cercò di togliersi la corona, ma qualcosa negli occhi di sua nonna la bloccò. «Sei una ragazza bellissima, unica al mondo. Sono molto fiera di te.» «Va bene, nonnina, direi che mi hai fatto abbastanza complimenti per oggi.» «Che sfrontatezza, mi chiedo da chi tu l'abbia imparata.» «Sì, è un vero mistero. Ti credi tanto spiritosa?» urlò sua nonna. All'improvviso scattò in avanti, afferrata Kenè per le orecchie e la trascinò per la stanza con un sorriso folle. «Nonnina!» urlò Kenè spaventata. «Nonnina, basta, sei impazzita!»
L'anziana donna la fissò sconvolta, portandosi le mani davanti al viso come se la vedesse per la prima volta. «Oh, io non so cosa mi sia preso. Mi dispiace, tesoro. Ultimamente sono...» Akane si spezzò il cuore vedendo l'espressione sul volto della nonna. «Senti, forse hai ragione», le disse. «È meglio che io stia a casa». «No, non devi rimanere qui per tenere d'occhio una ve-» «Ah, ok. No, no, ho invertito le parole. Era Akane che diceva: «Senti, forse hai ragione. È meglio che io stia a casa». «No, non devi rimanere qui per tenere d'occhio una vecchia pazza come me. Vai a raccogliere frutti e a fare il tuo muro. Io sto bene. E quando tornerai troverai ad aspettarti una buona zuppa di cavallette». Akane alzò gli occhi al cielo, baciò sua nonna sulla fronte e si preparò a uscire, cercando di ignorare il brutto presentimento che sentiva dentro di sé. Akane sentiva su di sé gli occhi della nonna mentre si allontanava da casa. «Non voltarti, non voltarti», disse tra sé, ma alla fine non riuscì a trattenersi. Si girò osservando la casa e la piccola e ricurva donna che la guardava dalla porta con un'espressione triste in volto. «Dei, quanto sembra vecchia ora, come se bastasse un soffio di vento per portarla via». Akane rimase preoccupata per la nonna tutto il giorno e il suo lavoro ne risentì. La poca frutta che raccolse fu gettata nella carriola senza cura e riuscì a trovare solo un paio di pietre prima di perdere interesse per il progetto. Così, prima del tramonto, decise di tornare a casa. Maledicendosi per aver perso la concentrazione, Akane spinse la carriola quasi vuota sul sentiero di casa. Superata l'ultima collina, si bloccò inorridita. La carriola cadde a terra, rovesciandosi su un fianco e facendo rotolare giù dalla collina alcuni frutti marroni e raggrinziti. Il suo sguardo era fisso sulla coltre di fumo nero che le si stagliava davanti agli occhi. Cercando di capire con un dito da dove provenisse, Akane sentì il cuore in gola. «No, ti prego, no!» La casa di sua nonna era divorata da fiamme così alte che sembravano lambire il cielo. «Nonnina, nonnina!» Akane si mise a correre più veloce che mai. Inciampò su una pietra e cadde rovinosamente a terra, ma si rialzò con un balzo e continuò a correre, incurante del sangue che le imbrattava mani e ginocchia. Più si avvicinava, più la mente di Akane correva con lei. È troppo scuro, non è solo un incendio, non può essere un incendio, c'è troppo fumo. Devo salvarla, devo salvarla!» Akane piombò nel cortile e si bloccò bruscamente quando i suoi peggiori sospetti furono confermati. Il fumo dell'incendio si mischiava con la densa oscurità di un'ombra gigantesca. L'enorme creatura aveva tre zampe contorte e rimaneva in equilibrio grazie a una larga coda corazzata. Squame, corna e artigli spuntavano dal suo corpo disordinatamente, dandole l'aspetto di un lucertolone creato da qualche dio folle. È chiaramente l'ombra che abbiamo combattuto nel gioco, che fa anche finta di essere la nonna di Akane, tra l'altro a un certo punto. Alla vista di Akane, la creatura ruggì e fece scattare la coda, alzando turbini d'aria per tutto il cortile. Per un secondo la creatura tornò a essere solo una massa d'oscurità tremolante, come se la mente di Akane non riuscisse a comprenderne l'esistenza. Poi fu avvolta dal fetore della creatura, un insieme di carne putrida ed escrementi, e l'orrore tornò a essere reale. La creatura ruggì di nuovo e questa volta anche Akane si mise a urlare. «Va bene, stronzo!» pensò, mentre le sue grida echeggiavano tra le altre scogliere intorno a loro. «A noi due!» L'ombra fissò Akane confusamente, poi iniziò a guardare ripetutamente da lei alla casa, come se la invitasse a mirare la distruzione che aveva allegramente seminato. Con un senso d'orrore, Akane spostò lo sguardo sulla casa. Attraverso il fumo e le fiamme, vide una piccola figura che cercava di scappare dalle macerie. «Mio Dio, che male! Voi pensate a sta scena?» In filmato. «Nonnina!» Sentendo la sua voce, l'anziana donna iniziò a muovere le braccia freneticamente. «Evviva!» pensò Akane. «Evviva!» Akane iniziò a correre per il cortile verso le macerie in fiamme della casa. Prima che potesse andare lontano, l'ombra aprì la bocca ed emise un ruggito così potente ad estirpare gli alberi e scagliare lontano. «Eeeh, la Madonna!» La forza dell'aria scaraventò Akane contro il terreno roccioso. La vista le si annebbiò e la ragazza cercò disperatamente di ritrovare luce sulle gambe. «Alzati! Alzati! 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 Alzati ora!» Mentre Akane si rialzava a fatica, l'ombra si diresse verso la casa, bloccando sua nonna a terra con un artiglio. L'anziana donna cercò di togliersi di dosso l'artiglio, ma era più pesante di un macigno. La nonna di Akane tossì, sputando sangue dalla bocca. Poi crollò a terra senza forze. Akane saltò in piedi per poi ricadere rovinosamente a terra. Le sue caviglie le facevano malissimo, sicuramente aveva almeno una delle due era rotta. Ignorando il dolore lancinante, iniziò a strisciare sul terreno, lasciandosi dietro una scia di polvere e sangue. «Nonnina, tieni duro, solo un altro po'!» Il viso di sua nonna si era fatto blu e i suoi occhi erano rovesciati. Akane strisciò verso di lei con una lentezza esasperante, la sensazione che la distanza aumentasse ogni secondo di più. L'ombra le osservava con la lingua a penzoloni e la boccaccia sorridente.
Brevi respiri affannosi si liberavano dal suo corpo. Bastardo, sta ridendo di noi! Non sapeva come fosse possibile che una creatura priva di coscienza come quella potesse esprimere emozioni, ma senza alcun dubbio provava gioia nel vederle soffrire. Sì, so cosa vuoi fare. L'ombra mosse leggermente l'artiglio, permettendo a nonnina di respirare. Chiaramente voleva mantenerla in vita per poi ucciderla quando Kenè fosse stata abbastanza vicina da toccarla. Ucciderò quel bastardo. Con tutta la forza che possedeva, Kenè si mise in piedi. La sua caviglia destra emise uno schiocco preoccupante e un piede si... Dio al santo! Si rivoltò all'indietro, ma la ragazza non vi prestò attenzione e iniziò a zoppicare verso il mostro. Dal marsupio Kenè tirò fuori un coltello e saltandolo conficcò nel piede che teneva bloccata sua nonna. Libera, urlò! Libera! Liberala! Ridammela! Era come pugnalare una roccia. Dopo i colpi il coltello si spezzò con un rumore sordo. L'ombra rise affannosamente, poi alzò la coda e la mosse contro la ragazza ancora avvinghiata al suo piede. Kenè non poté fare nulla. La coda la colpì buttandola tra le rovine in fiamme della sua casa. Mentre era riversa a terra con il sangue che sgorgava da varie ferite, sentì una debole voce che la chiamava. Kenè? Intontita, Kenè cercò di concentrarsi su quel suono. Alla fine riuscì ad aprire abbastanza gli occhi da vedere attraverso il fumo le mani di sua nonna tese verso di lei. Mio Dio! Nonnina? Kenè, devi scappare, non puoi sconfiggerlo. Kenè le strinse le mani con tutta la forza che le rimaneva. Nonnina, forza, dobbiamo scappare. L'anziana donna tossì a lungo. Una delle sue mani, bagnata dal sangue, scivolò dalla stretta di Kenè battendosi a terra. Dio santo. Nonnina, no! No! Ti ho detto di scappare, cazzo! Devi vivere! Devi sopravvivere a... Quelle furono le sue ultime parole. Prima che potesse finire di parlare, l'ombra batté i suoi artigli su ciò che restava del tetto e poi più giù, attraverso il corpo martoriato dell'anziana donna. Il sangue sgorgava tra gli artigli della creatura e tutto quello che Kenè riuscì a sentire era di nuovo quel fetore. Ammutolita, la ragazza si ritrovò a fissare il piede, non credendo ai propri occhi. Quando la creatura sollevò gli artigli, tutto quello che rimaneva al di sotto era una massa riconoscibile di macerie e sangue. Sua nonna era morta. Kenè sbatté le palpebre, cercando di sentire ancora le mani della nonna tra le sue. Per un istante ricordò ancora il loro peso e le dita tremanti, ma la sensazione... Mio Dio, svanì veloce, non ce la faccio! Cioè, non ce la posso fare! Tra l'altro, a leggerlo ad alta voce è ancora peggio. I ricordi si susseguivano uno dopo l'altro nella mente di Kenè, sempre più velocemente, finché non diventò tutto rumore confuso. L'urlo di Kenè fu un suono fragoroso che riecheggiò tra le scogliere fino a spegnersi completamente. L'ombra si avvicinò. Non ho mai saputo se era Icore o Icore. Credo sia Icore. Perché è greco. Licore nero le sgorgava dalla bocca e si dissolveva in fumo sul terreno. La terra tremava ogni passo che compiva per... Compiva, mio Dio! Per raggiungere la sua preda. Non è sbagliato, non è sbagliato assolutamente, però, cioè, italiano arcaico. Il corpo di Kenè si sollevò, come controllato da un burattinaio folle. Le braccia e le gambe della ragazza erano piegate in angolazioni impossibili. La sua testa pendeva da un lato, ma nonostante questo riuscì ad alzarsi. Mentre fissava l'ombra, i suoi occhi si accesero di rosso fuoco. La creatura, così sicura di sé solo pochi istanti prima, esitò indietreggiando di un passo, cercando di capire come quell'umana spezzata potesse rappresentare una minaccia. Kenè sfruttò quell'attimo di esitazione, ridendo come una pazza, saltò verso la creatura, conficcando l'impugnatura distrutta del coltello nella zampa dell'ombra. L'ombra si scrollò di dosso Kenè come se fosse una mosca fastidiosa, sgaiandola ancora una volta contro il terreno. Il petto della ragazza si alzava lentamente, come schiacciato da un enorme peso. Il dolore riempiva la sua mente e qualcosa di caldo e denso le colava dalle orecchie. È sangue? Penso di sì. Sto morendo dissanguata. No, no, non posso morire. Nonnina mi ha detto di vivere. Alla fine, nella mente di Kenè, qualcosa si spezzò. I suoni, il dolore, il fumo e le fiamme, tutto scomparve. E l'unica cosa che rimase fu un mantra ripetuto all'infinito. Uccidilo! 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 Uccidilo, va bene, uccidilo, 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 uccidilo ora! Mentre la scintilla che era Kenè iniziò a spegnersi e morire, la ragazza sentì il suo desiderio di uccidere e di vivere unirsi insieme. Il tempo tra i battiti si allungò, sempre di più e di più. Voi credete che sia finita, ma non è finita. 40 minuti, ragazzi.
The beast approaches. Oh, ah, dire le cose che non sai. Ah, non ve l'ho detto. Ho messo le musiche di Automata. Non siete pazzi. Tanto per cambiare, ho messo... c'era l'opzione. Quindi non siete matti. Se vi sembra strana la musica. Vabbè, in questo salvataggio, ragazzi, siamo a un livello legale. Però mi devo ricordare i tasti. Questo problema mi devo ricordare i tasti del gioco. Sì, soprattutto quando sei a livello massimo. Ok. Poi in realtà ci sono pure bene le musiche di Automata. Abbiamo letteralmente strangolata. In mille modi per ammazzarla, no, strangolata. Evidentemente era dei kink comunque. Povera che ne è. Abbiamo giocato troppo, no? Io direi di leggerci un'altra storia di Kenè. No, sono fighissime. Dolcemente, debolmente, lentamente. L'ombra, sicura che la sua vittima fosse morta, si allontanò verso l'orizzonte, fermandosi solo per emettere un ultimo ruggito. Non sono riuscita a ucciderlo. Completamente umiliata, Kenè cercò di girare la testa di lato, ma riuscì solo a tossire un grumo di sangue. Non riusciva più a vedere bene e solo con un immenso sforzo di concentrazione si accorse di non avere più l'occhio sinistro. Ridendo tra sé e sé, osservò con l'altro occhio le macerie della casa e, a poca distanza, notò i brandelli di un braccio. «Sì, anche quello è mio», pensò con una risata folle. «D'ora in poi, battere le mani sarà difficile». «Ah!» gridò all'improvviso una voce nella sua testa. «Stai finalmente per morire, eh? Te lo meriti!» «Vai al diavolo, Timo!» rispose il suo bullo invisibile. «Vai al diavolo prima che ti cavi gli occhi e li dia da mangiare al cane!» La voce del bullo della sua infanzia scomparve, sostituita da un'altra voce più recente. «Stai ferma», disse lo speziale, materializzandosi dalle rovine come un fantasma. «Voglio farti un ritratto, così vivrai per sempre». «No, fermo, non voglio vivere per sempre, voglio morire qui». «Ah, capisco», le disse. «Beh, se è questo che vuoi». Lo spettro dello speziale svanì per poi ricomparire. Allora tirò fuori un pezzo di carta e si mise a disegnare. Dopo pochi secondi girò il foglio e lo mostrò a Kenè. «Visto che hai rifiutato la mia offerta, ho deciso di disegnare qualcun altro». Era un ritratto estremamente realistico di sua nonna. Kenè stava per ringraziare l'uomo quando il disegno iniziò a nerirsi nel mezzo. Prima che potesse dire qualcosa, decine di insetti iniziarono a camminare sul foglio, distruggendolo con le loro zampette affilate. «Fermi, no, non fatele del male!» Kenè alzò inutilmente il braccio rimasto, cercando di afferrare il foglio. Con sua sorpresa, gli insetti caddero dal ritratto e svanirono in piccoli sbuffi di fumo nero una volta toccato il terreno. Sollevata, Kenè guardò il ritratto con l'occhio rimasto e la sua bocca si aprì in un urlo di terrore. Il disegno ora raffigurava sua nonna come era veramente, una massa informe spiaccicata sul terreno. Lo speziale sorrise, poi si mise a ballare. «Visto?» urlò danzando. «Ora è perfetta, è proprio uguale a te!» «Sono così?» «Oddio, oddio, sto per morire!» Disperata, Kenè appoggiò di nuovo la testa nel fango fumoso della sua casa distrutta e aspettò di morire. Ma appena prima di lasciarsi andare, una voce strana le sussurrò nell'orecchio. «Un ultimo desiderio, stellina?» La voce era rozza e intensa allo stesso tempo, come se la pazzia avesse trovato il modo di prendere forma. Kenè voleva urlare mentre la voce le riecheggiò dentro, ma i suoi polmoni si rifiutarono di cooperare. «Sai, no? Un desiderio, tipo una preghiera o robe così? Perché non ti inginocchi e inizi a pregare gli dèi? Ti prego, uomo invisibile che vivi in cielo, salvami, salvami!» Kenè decise di rispondere a tono alla voce nella sua testa. «Non desidero mai niente, tanto i desideri non si avverano per me. Sono una maledizione, un mostro, lasciami morire!» Ma la voce le scoppiò a ridere nelle orecchie. «Ah, oh cielo, sei veramente il massimo!» Kenè osservò le sue gambe, da cui fuoriusciva una sostanza nera e lucente.
Cercò di toglierla, ma l'unico braccio che le rimaneva non rispondeva più ai suoi comandi. La sostanza le circondò lentamente i piedi e iniziò a salire sul resto del corpo. «È questa la morte? È così che è fatta? O la mia mente mi gioca brutti scherzi?» Sentiva quella sostanza viscida salirle per il corpo, lasciando un dolore atroce ovunque toccasse. Qualunque cosa stesse succedendo, lei era ancora viva e tutto questo era reale. «Dai», le disse la voce, «lasciala andare». Kenny cercò di ignorare la voce, concentrandosi sul dolore, ma il nuovo arrivato proprio ne voleva sapere. «Non ignorarmi, Stellina! Sei pronta a mollare, pronta a morire! Quindi perché non me lo lasci?» «Lasciarti cosa? Il tuo corpo! Dai, dammelo, dammelo! Voglio sentire il terreno sotto i piedi, la pioggia sulla faccia, il vento nei capelli!» La voce si interruppe come per riprendere fiato. Quando ricominciò a parlare, era piena di folle gioia. «E voglio prendere le tue mani e usarle per soffocare le persone! Voglio squarciare le loro gole e fare il bagno nel loro sangue, esattamente come prima!» In risposta, Kenna inclinò la testa per vomitare. Il liquido caldo si mischiò al dolore provocato dalla melma nera sul suo petto. «Sei un'ombra?» «Ah, sì, forse, anche se fosse...» Il liquido nero arrivò alla sua faccia, le strisciò nel naso e entrò nell'orbita dell'occhio mancante. «Bleh!» Quando raggiunse il cervello, Kenna fu invasa dalla sensazione più potente mai provata. Era in estasi. Voleva urlare di gioia, ma riuscì solo a emettere un flabile gemito. «È piacevole, vero?» le chiese la voce sghignazzando. «Sì, cosa vuoi che ti dica? So come soddisfare le signore!» «Ora dammi il tuo corpo! Forza, dammelo e continuerai a sentirti così bene! Mi sembra un buon compromesso!» Una protuberanza nera iniziò a formarsi oltre la spalla di Kenè. Attenta, la ragazza la vide ingrossarsi e allungarsi, prendendo infine la forma del suo braccio mancante. «Ci vedo meglio, anche il mio occhio deve essersi rigenerato!» Il liquido viscoso le coprì completamente il viso, ma lei riuscì a toglierlo. «Fermati!» sussurrò chiedendosi quando aveva riacquistato la voce. «Fermati!» Il liquido nero esitò, come ponderando la sua richiesta, poi scivolò velocemente lungo il suo corpo prima di svanire una coltre di fumo. «Ah, ma che diavolo, Stellino!» la voce. «Avevamo un accordo, pensavo volessi morire!» «Nonnina ha detto che non posso ancora morire!» Le tornò in mente sua nonna, insanguinata e martoriata. Rivide l'ombra che l'aveva uccisa e sentì di nuovo la sua risata beffarda. Poi chiuse nuovamente gli occhi e cercò di dimenticare. Il suo corpo tremava di rabbia e quando aprì gli occhi erano di rosso acceso. «Quella cosa ha ucciso mia nonna. Devo ucciderla prima di morire». Il che, capite quanto dà più peso alla boss fight comunque che è anche a quella scena che abbiamo visto. Quando lei effettivamente stava per morire, ma Nier la riporta indietro. Lei si stava lasciando andare. Kenny abbassò lo sguardo e vide un'iscrizione misteriosa appartenente alle ombre marchiata sul suo braccio sinistro. «Beh, che mi venga un colpo», disse la voce allegramente. «Guardati, Stellina, sembra che io e te saremmo migliori amici d'ora in poi». Kenny fissò il braccio. Più si sentiva sopraffatto dalle emozioni, più le lettere sembravano trapassare la pelle e infettare il resto del corpo. Il braccio aveva chiaramente una volontà propria. «Basta, devo smetterla». Stringendosi il braccio sinistro con il destro, Kenny fece dei respiri profondi cercando di calmarsi. «Forza, non resistermi», pregò la voce. «L'odio è il mio piatto preferito e ho proprio fame». «Lasciati andare, senti la rabbia dentro, ardi del fuoco della vendetta, senti la sete di sangue, poi vai e... Taci, taci e vattene subito dal mio corpo! Il tuo corpo? Ah, sei divertente, Stellina, molto divertente! Senti, perché non muori subito così posso avere questo corpo tutto per me? Che ne dici? Scommetto che i tuoi mechetti al nido non vedono l'ora di vederti morta!» Kenny afferrò un pezzo di vetro e cercò di asportare la parte del suo corpo infettata dall'ombra. Ma prima che potesse farlo, il suo braccio sinistro le afferrò il polso destro, stritolandolo. Kenny urlò e lasciò cadere il vetro mentre l'osso si spese. Vabbè. «Ah, stupida ragazzina, sei posseduta ora, Stellina, e sarà così per sempre!» La voce rise ancora, così forte e a lungo che sembrava non finisse mai. «Posseduta?» sussurrò Kenny. «Sì, posseduta. Tu e io ormai siamo una coppia inseparabile. Ricordi le persone che pensavano fossi un mostro? Beh, ora hanno proprio ragione!» Kenny alzò lo sguardo offuscato dalle lacrime. Il cielo ora sembrava più piccolo e scuro. «Era a causa dell'ombra? È così che vedeva il mondo?» «Ascoltami», le parlò la voce in tono suadente. «So che tutta questa faccenda della possessione è un po' improvvisa, ma non è una tragedia, è un vantaggio anche per te. Sono una creatura estremamente potente, Stellina, e ora lo sei anche tu. Hai dei nemici? Persone che vuoi uccidere? Posso farlo io! Quel grassone che ti tormentava? Quella cattivona d'ombra che ha spiaccicato tua nonna? Gli faremo il culo! Nessuno ti tormenterà più, Stellina, nessuno riuscirà più a toccarti!» «Aspetta», disse Kenny. «Tu sei un'ombra. Perché vuoi aiutarmi a uccidere un tuo simile? Pensi che io sia uno che discrimina? Un mastro assassino? Non me ne frega niente di chi uccidi, dolcezza, voglio solo partecipare all'impresa!» Kenny pensò alle sue parole mentre si rialzava, grazie al potere dell'ombra che le scorreva dentro.
Il fumo che si alzava dalle ceneri della sua casa si stava disperdendo nel vento e la brezza serale rotò Casana per il suo nuovo braccio sinistro. Dopo una lunga pausa, la voce parlò ancora. «Quindi cosa ne dici, eh? Tu e io a spassarcelo insieme? Senti, posso occuparmi io della parte sanguinolenta se tu non vuoi?» «Taci, stronzo», mormorò Kenè, «ci penso io agli omicidi». Esplose la voce. «Così ti voglio, oh stellina, insieme ci divertiremo come dei pazzi!» «Per tua informazione, il mio nome è Tiran, e se mai avessi bisogno di me, sono qui a godermela nel tuo cuore. Ora vai e incomincia! Più uccidi, più il tuo cuore marcisce e si inasprisce, e io amo il marcio e l'acidità!» Kenè si ritrovò ad annuire alle parole della voce. «Sì, penso che questa amicizia possa funzionare. Troverò quell'ombra e la strangolerò con le sue stesse interiore. E dopo farò lo stesso con te, Tiran, contaci!» «Ah!» rise Tiran. «Non costituisce un pericolo per me, quindi buona fortuna! Ah, un'ultima cosa! Ora io e te condividiamo un corpo, ma se mai tu dovessi esaurire l'odio, sai, se diventassi una tenerona, intendo? Beh, allora sarò io a prendere il controllo. Quindi continua a uccidere, stellina, e guardati le spalle!» La voce si affievolì fino a svanire lentamente, nascosta in un angolo recondito del cuore di Kenè. Kenè aspettò che la voce scomparisse, poi dondolò il braccio un paio di volte. «Sembra assolutamente normale, però», pensò. «Sembra mio». Disperatamente iniziò a punzecchiarsi il nuovo arto, determinato a trovarci qualcosa di sbagliato. Non voleva sentirsi normale. Avrebbe segnato la vittoria della creatura dentro di lei. «Non sono un'ombra, io sono Kenè». Ripetendosi questo mantra nella testa, iniziò a scavare tra le rovine della casa, cercando di evitare l'angolo insanguinato. Finalmente, dopo quella che sembrò una dolorosa eternità, trovò ciò che stava cercando. Era la coroncina di lacrime lunari. Dopo essere sopravvissuti alle fiamme, i petali di fiori erano più splendenti che mai. Che male. Kenè pensò di indossarla. Addio! Pensò di indossarla, ma poi la abbassò lentamente fissandola. «Mi dispiace, nonnina, mi dispiace tanto, ma non merito più di indossarla. Sono posseduta, corrotta, sono un mostro. E questa volta non so se potrò tornare normale». Tenendo i fiori stretti al petto, Kenè si accasciò per terra piangendo, come me. Mentre il sole sorgeva a rischiarare la notte e gli abitanti del nido si svegliavano, la ragazza rimase in quella posizione, come se le lacrime potessero lavare via l'orrore che la infettava. Gesù Cristo. Alive. Stay alive. Gesù santo. Stay alive. Grandma. Mio Dio. Kenè, you gotta live. You gotta come back to us. Cioè, puoi farci un gioco su Kenè, praticamente. Però, ehi, il budget. Però, appunto, chi dice... A me avevano detto no, perché Kenè... ha il pipillo perché è posseduta all'ombra. No, lei è nata così. Da quello che ho capito è stato proprio un errore del progetto con i replicanti e tutto. Cioè l'hanno fatta male, diciamo, uscita buggata, ecco. Sì, io tra l'altro vi ricordo appunto che teoricamente lei non aveva mai visto Emil così. Thank you, Kenè. Welcome back, Kenè. Che cazzo di male, però. Wow, you grew up. So, how long has it been? 5 years. Quindi ora sei maggiorenne. Sì. Non credo che Kenè si faccia questi problemi, visto quello che ha fatto. Quella è una faccia da oh shit, it's fuckable. Comunque. Shit. That's a long time. Any luck with Yona? We are still no closer to finding her. We need a way to locate the Shadow Lord. By the way, this is for you. Is that a lunar tear? Mio Dio. It's not as good as your grandmother's, but I tried. No, it's great. Mio Dio. Thank you. Kenè waking from her long, petrified sleep. Emil's unflagging kindness. Pensate quella parte doppiata come cazzo. Our reunion was a happy one, and we let it wash over us like rain. That is,
Vabbè, sì, qui fanno sembrare che è successa una tragedia. Comunque, vi ricordate quella parte in cui si comportano da stronze? Are you kidding me? Vabbè, qui andiamo veloce, la gente sta anche impaurita, questa è la solita storia uguale. People are afraid of us as long as you're still right. I'm used to sleeping outside. But we'll see you later. Sorry. Ok. Vabbè, questa parte è uguale, appunto. What is the matter? Kaine always sleeps outside. I never thought about that until it never even occurred to me. Damn it. We should turn in. Ok. Molto gameplay in questo. I didn't get much sleep that night. In questo video. For the first time in my life, I hated Devila. For the first time in my life, I doubted Popola. But those feelings are pointless in the end. They said and did what they did for the sake of the village. To protect it from the horror of the shades. Voi pensate i sogni doppiati, che cazzo potevano farlo? 50 euro in più dovevano dargli a Yotaro, mannaggia. In the end, I'm just as bad. Because I never once stopped to think about Kaine and the situation. Just as bad. Non sono meglio di loro, al massimo dovresti tradurlo. Non sono meglio di loro, non ci assomigliamo. Quello sarebbe tipo we are the same. No, I'm just as bad e non sono meglio di loro, alla fine in italiano, corrispettivo. Vabbè. Questa è un'altra scena extra. I should apologize to Kaine and Emil, but what good would that even do? I got a fire going, Kaine. Wait. Così vediamo, è la prima volta che li vediamo insieme. I'm so happy to get to talk to you again, Kaine. Yeah, me too. I tried everything I could think of to save you, you know. I polished you with a special cloth. I poured warm water over you. I... Wait. You poured water on me? Yeah, but it didn't really do much except make you all shiny. Hey, Emil. Thanks for saving me. I guess you noticed how I look different now. I'm sorry, Emil. I'm sorry for all of it. Well, I mean, this new form isn't all bad. At least I can look at you when we talk, right? Hey, so... Why don't you tell me something about yourself? I'm not very interesting. Sorry. Nah. Come on. I just want to know you better. Please? Fine. This all happened when I was a kid. Before the whole shade possession thing. My body is... different. And when the villagers found out about it, they started treating me like a freak. But one person... My grandmother... accepted me just as I was. No matter how bad things got. Che male. She gave me the strength. Guardate in fondo il cinghialozzo che cammina tutto storto. She's really special to you, huh? Yeah. Oh, hey. That gives me an idea. Since we cured your petrification, we should start looking for a way to cure your possession and my body. I know we can do it if we all work together. Heck, it'll probably be super easy. Mm-hmm. Let me guess. More warm water? Okay. Can we just forget I told you about that? Dolce. Che ride. Che dolcezza. Sì, Nien, tu non sei così dolce e carino. Sei proprio un palinculo. Mentre invece quanto sono graziosi loro due. Hai fatto bene a non rovinare la situazione... andandoti a lamentare. Shades, la mia vita fa schifo. Sleep well? Sure. And yet your red eyes tell a different tale. Don't be so hard on yourself, lad. I need to go see Devila and Popola. Very well. Allora, qui c'è una sorpresa. Qui c'è una sorpresa. The diary again? Yeah.
lately I haven't been able to stop thinking about it. The world of the recycled vessel. Ma che sarà mai? Say there. Can you not hear me? Why are you standing about like a slack-jawed ninny? Sorry. Felt like I was dreaming or something. Oh, sleeping on one's feet is quite the talent indeed. Come now, there's the door. Right. Let's go. Oh sì. Allora, qui appaiono tutte perché credo sia perché le ho già fatte tutte, quindi appunto considera come se siano già state completate, ok? Però appunto questo è Daddy Near. Il modello c'è. Il modello c'è. E diciamo che l'hanno reso guardabile rispetto allo schifo che era nel gioco originale. Che poi come il concept non era per niente male. Sì, la luce è accecante. Non è il video strano. È proprio fastidiosa la luce. Cerco di non farvi morire. È proprio fastidiosa. E, no, il concept, proprio il design di Nier padre del gioco originale era molto figo, solo che il modello in-game era proprio brutto, mentre invece qui, diciamo, che appunto l'hanno sistemato e soprattutto non salta più come un delfino. Me l'avevate chiesto in tanti? No, non lo fa più, ragazzi, purtroppo salta in modo normale adesso. E niente, in realtà c'è molto poco da vedere in questi livelli, si tratta fondamentalmente di livelli fatti per farmare esperienza, per farmare oggetti rari, basta, cioè non, proprio abbastanza brutti, tra l'altro con dei brutti filtri, magari farò un video extra solo dove vi faccio vedere quanto schifo facesse questo DLC. La cosa bella è che avevano le musiche riarrangiate. Non ho idea di come possa funzionare, perché io adesso ho attivato nelle opzioni le musiche di Automata. Quindi non ho idea di, cioè, cosa ci saranno le musiche riarrangiate di Automata. Mi incuriosisce questa cosa, effettivamente. Interessante. E niente, comunque, ci fermiamo qui. Non abbiamo fatto praticamente una fava, però la prima parte è quella che è. Ovviamente se leggi devi andare più lento rispetto a quello fatto se leggi a mente. Però io ho il magone, io veramente il magone. Ovviamente so che questa serie non se la cagherà nessuno, però io la faccio lo stesso per rispetto nei confronti di comunque ha cominciato questo cammino con me live e voleva vedere finire la storia insieme a me, quindi lo proseguiremo, appunto taglierò le parti, diciamo, di gameplay secco, vi farò vedere soltanto, diciamo, facciamo una modalità storia, anche perché comunque queste secondarie le abbiamo già fatte tutte in live, quindi possiamo andare speditissimi. Fatemi sapere cosa ne pensate, io vi ringrazio per l'attenzione. E noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video.